Ciao a tutti! Allora, oggi, come promesso, registro il tutorial del bracciale Regina. Se avete visto l'anteprima, qualche giorno fa, avevo presentato questo bracciale che nasceva da un bracciale semplice, che poi mi sembrava un pochino anonimo, e che appunto avevo decorato con paisley e fiorellini. Allora, partiamo subito con il materiale, ovviamente adesso lo faremo con colori diversi. Allora, abbiamo due colorazioni di 15-0. Io ho usato, sono Miyuki queste e sono Galvanized Silver. Queste qua invece sono delle Toho e sono Rainbow Ruby Transparent. Poi abbiamo bisogno di Paisley. Questa è una nuova colorazione, che vi avevo mostrato in un video acquisti da Hobby Perline. Ed è una colorazione che si chiama Glim Blue Glaze. Di blu non c'è niente, ci sono delle spruzzate di oro su un viola, non so il blu, però beh. E poi tre misure di cipollotti. Vabbè, i protagonisti che sono alla base del bracciale, che sono un 6x4. Questa è la colorazione, aspettate, Opaque Ice AB. Appunto 6x4, poi una colorazione, questa è nero e argento di 2x3, una colorazione topaz di 2x1,5, i fiorellini che sono i forget me not, che sono quelli che vanno sopra, una chiusura T-bar. Io qua l'avevo messa a calamita, ma ho visto che mi si è aperto più volte, anche perché diventa poi pesantino, per cui anche qui la cambierò. Quindi qua ho detto adottiamo direttamente una T-bar a fiore come i fiorellini e un paio di anellini. Ovviamente un ago e filo. Io sto usando un Fairline da 0,12, che è questo qua. Ok, adesso faccio un po' di spazio e poi cominciamo a lavorare. Allora, l'inizio è veramente semplice. Inseriamo 4 cipollotti da 6x4 sul filo, ripassiamo dentro ai 4 cipollotti, poi adesso io sto partita con un filo molto lungo, quindi mi si sta impigliando, chiudiamo a cerchio. Facciamo un paio di nodini, ripassiamo e poi proseguiamo. Ok, abbiamo fatto un paio di nodini, nascosto la codina, fatto un altro giro per rinforzare la partenza. Adesso semplicemente andiamo ad inserire sul filo altri 3 cipollotti 6x4. E dobbiamo andare a fare praticamente una serie di cerchi, quindi una sorta di catenella. È una lavorazione molto veloce, molto semplice, e questa qua sarà la base che avrà una lunghezza pari alla lunghezza del vostro bracciale. Per cui 3 cipollotti, sempre 6x4, usciamo da un cipollotto, ci infiliamo nello stesso cipollotto dal foro dalla parte opposta. Perché non mi metti a fuoco? Ok, quindi usciamo da una parte e rientriamo nello stesso cipollotto dall'altra parte. Ok, e questo è quello che si viene a creare. Facciamo un girettino di rinforzo in modo da dargli un pochino più di stabilità. Ecco, mi sono andata a impigliare dove non dovevo. All'inizio è sempre più difficile partire perché è tutto morbido, poi man mano che iniziate ad inserire tutte le altre parti, diciamo, prende un po' più di corpo. Per quanto insomma qua rimane morbido, non è che prende un po' più di rigidità quando andremo poi a mettergli le
le paisley a lato. Comunque voi tenete il filo tirato, iniziate a dargli un po' di consistenza. Ok, poi fatto un giro, torniamo su. Eccoci qua. Entriamo nell'ultima perlina più alta. Ok, adesso qua andiamo a inserire altri tre cipollotti. Facciamo un altro passaggino insieme, poi dopo ci ritroviamo quando siamo arrivati alla lunghezza desiderata. Quindi usciamo da questo lato. Vedete anche qua adesso si vedono un po' i fili, poi quando andremo a lavorarlo, insomma, non si nasconde tutto, ecco. Usciamo da una parte, rientriamo nello stesso cipollotto dall'altra parte. Ed ecco qua. Quindi rinforziamo questo giro e poi ripetiamo sempre questo inserimento di tre cipollotti fino alla lunghezza desiderata. Ok, allora io sono arrivata alla lunghezza che volevo. E vi dico però una cosa che ovviamente non avevo considerato nel primo bracciale perché appunto era partito diversamente. Siccome adesso dovremo proseguire la decorazione con le paisley, mettendole pancia a pancia in questo modo, dobbiamo considerare che ci servirà un numero pari di paisley e quindi fare una catenella lunga in modo tale da avere appunto tutte le coppie. Nel senso, adesso vi spiego, eh. Allora, noi dobbiamo fare questo tipo di decorazione, ok, per tutta la lunghezza in entrambe i lati, ovviamente. Per cui dobbiamo mettere un numero di cipollotti e fare un numero di cerchi pari, per cui avere questa situazione di paisley a coppie per tutta la lunghezza, ok? Quindi contate il numero di cipollotti che andate a mettere prima di terminare la catenella. Quindi stiamo uscendo da un lato di questo cipollotto, ok? E andiamo ad inserirci nel foro basso della paisley. In questo senso, e ci andiamo ad inserire nel foro del cipollotto successivo. In questo modo. E otteniamo questo. Adesso usciamo dall'altro cipollotto, andiamo ad inserirci sempre nel foro basso di un'altra paisley. Verso opposto, quindi pancia a pancia. Ci andiamo a inserire nell'altro cipollotto e proseguiamo inserendoci appunto nel cipollotto successivo. Tiriamo il filo e avremo la paisley girata in maniera opposta rispetto all'altra. Poi ne prendiamo un'altra, la infiliamo sempre nel foro basso. Di schiena in direzione appunto opposta rispetto all'ultima appena inserita e ci infiliamo nel cipollotto successivo. Così. Ok. Poi un'altra, sempre nel foro basso, ma girata opposta rispetto a quella appena inserita. Ci infiliamo nel cipollotto. Praticamente le coppie di paisley si guardano, ma si danno la schiena con le coppie successive a fianco. Quindi questo è. Adesso proseguiamo con l'inserimento delle paisley in questo stesso modo per tutta la lunghezza.
Prima che proseguiate ad infilare tutte le paisley, vi do un consiglio. Verificate che tutti e due i fori di ogni paisley sia aperto, perché la volta scorsa, quando ho fatto l'altro bracciale, mi sono accorta alla fine di tutto praticamente, quando sono andata per fare una delle ultime decorazioni, che un foro della paisley si entrava da una parte ma non si usciva. Per cui l'ho dovuto disfare quasi tutto e cambiare la perlina. Per cui datemi retta, verificatele prima perché altrimenti doverlo disfare è una scocciatura. Altra cosa che vi dico è mentre inserite le paisley, mi raccomando, tenete il filo ben tirato. Sono mobili perché ovviamente nella parte sopra non sono ancora ancorate a niente, ma tenete tirata la parte sotto perché così qui intanto le tenete fisse. Proseguiamo e poi ci vediamo alla fine di questa fila, eh? Ed ecco qua. Siamo arrivati alla fine di questo lato. Vedete, abbiamo le coppie, tutte le coppie pari, numero pari appunto, cioè tutti a due. Stiamo uscendo da questo cipollotto, entriamo nell'ultimo su. Passiamo tutto il nostro filo, abbiamo tenuto ben tirato tutto il resto, entriamo anche in questo cipollotto e adesso ripetiamo la stessa cosa, quindi l'inserimento delle paisley sempre dalla parte bassa, cominciando dalla prima schiena e rientrando nel cipollotto successivo. Così. Poi inseriamo la prossima sempre dal foro basso che guarda l'altra, in questo senso. Ci infiliamo nel cipollotto successivo. Tiriamo bene. Aspettate che mi sia impicciato. E proseguiamo fino alla fine. Ok, abbiamo terminato l'inserimento delle paisley lungo tutta la lunghezza in entrambi i lati. Quindi adesso stiamo uscendo dal foro del cipollotto in cima. Andiamo ad inserire, io utilizzerò adesso le 15.0 di questa colorazione. Ne andiamo a inserire 3 sul lago. Una, due e tre. Ci infiliamo nel foro del cipollotto successivo e della paisley, sempre foro basso della paisley. Ok. E andiamo a coprire questo pezzetto di filo. Adesso facciamo il giro. Dobbiamo portarci ad uscire nuovamente da qua. Nel fare il giro, nel momento in cui arriviamo qui, mettiamo altre 3 15 0 a coprire questo lato. Così abbiamo fatto la decorazione speculare a questa. Ok, quindi abbiamo inserito queste 3 15, uscivamo da questo cipollotto, abbiamo inserito queste 3 15 0, abbiamo fatto il giro un pochino largo, così, così, così. Siamo usciti da qua, abbiamo inserito altre 3 15 0 per fare la decorazione speculare. Siamo entrati nel cipollotto, nelle 3 15 0 e stiamo uscendo da questo cipollotto. Adesso dobbiamo andare a fare la decorazione laterale a questa paisley e poi partiamo con la parte superiore. Quindi mettiamo sul lago, aspettate che prendo l'altro colore, ecco, delle 15.0, quindi prendiamo quelle argentate, ne mettiamo sul lago 4, 3 e 4, ci infiliamo nel foro alto della paisley e andiamo appunto a decorare il fianco. Aspettate, scusate. Che avevo già, ecco, scusate, ma tra
Mio figlio con la TV, mio marito con la musica, non ci sto più capendo niente, mi sto incasinando. Per cui, allora, dicevamo, stavamo uscendo da questo cipollotto, dobbiamo fare la decorazione di questa paisley e poi proseguire con la parte alta delle, alta delle altre, in incarto. Quindi, prendendo le 15.0 del color argento, ne mettiamo sul lago 4, 3 e una 4. Entriamo nel foro superiore della paisley, ok, tiriamo bene il filo e andiamo a decorare il fianco. Poi, tra una paisley e l'altra, pancia pancia, andiamo a mettere un cipollotto 2x3. Quindi andiamo a prendere il cipollotto 2x3, io stavo utilizzando, cioè avevo deciso di utilizzare questi che sono nero argento, quindi mi infilo nel foro alto della paisley successiva. Adesso in questa fase in cui ci sono tutte le paisley che si muovono, ci si incastra con il filo che è una bellezza. Invece, tra una paisley e l'altra, ok, andiamo a mettere due cipollotti 2x1,5. Quindi uno e due, se riesco a infilarlo, e ci infiliamo nel foro alto della paisley successiva. Così. Ok, quindi un cipollotto, lo faccio vedere con l'ago che è un po' più fine, un cipollotto 2x3, tra le due paisley pancia pancia, tra le due paisley schiena schiena, due cipollotti 2x1,5. Ne facciamo un altro po' insieme, quindi stiamo uscendo dal foro alto di questa paisley, prendiamo un cipollotto 2x3 e ci infiliamo nel foro alto della paisley successiva. Ok, poi tra le due paisley schiena schiena, due cipollotti 2x1,5, uno e due, eccoli qua, e ci infiliamo. Proseguiamo questa alternanza per tutto il lato e poi ci ritroviamo qua. Mi raccomando, che non ve l'ho detto, ma ormai lo sappiamo, tenete ben tirato il filo in modo che così diamo stabilità a tutto il lavoro, che al momento è tutto molle. Ok? Poi mi è venuta in mente questa cosa da potervi dire. Consiglio personale, ma uno poi fa come vuole, dipende da come si trova meglio lavorando. Io per questo tipo di lavorazione in cui ho una parte ancora mobile, faccio bene a lavorare tenendo appoggiato il lavoro. In questo modo è tutto in ordine e mi rendo conto di come sto andando, insomma. Riesco a tenere, appena metto in parole famose. Riesco a tenere fermo il lavoro, lo tengo un po' più ordinato, riesco a tenere tirato bene il filo, perché guardate, tenuto sdraiato così appoggiato, riesco anche a tenerlo, piuttosto che tenerlo in mano, a tenerlo tirato così. Poi, ripeto, è un modo, insomma, ognuno ha il suo modo di lavorare, magari voi fate meglio in un altro modo, e, insomma, decidete voi come fare. Ed ecco qua che un lato è fatto. Ok, adesso tiro sul lavoro per farvi vedere avvicinato. Ok, quindi ci stiamo uscendo dal foro alto di questa paisley. Andiamo a fare la decorazione come abbiamo fatto nella parte sotto. Per cui infiliamo sul lago 4 15.0 color argento. Una, due, e 4 e
ci infiliamo. Ho dovuto interrompere perché c'era un trattore, altrimenti non ci saremmo più sentite. Quindi 4150 color argento e ci andiamo ad infilare nel cipollotto che c'è subito dopo. Tiriamo bene e andiamo ad infilare qui in mezzo. Poi copriamo questa parte qua con 3150 dell'altro colore. Quello sul fucsia, diciamo, uno, due e tre. Eccole qui. Ci inseriamo nel foro dell'ultimo cipollotto. Così. Altre 3, 15, 0 dello stesso colore per coprire l'altro lato del cipollotto. 1, 2 e 1, 3. E ci infiliamo nel cipollotto dopo. Adesso dobbiamo fare il giro di nuovo e portarci ad uscire di nuovo da questo cipollotto per poter fare la decorazione speculare dell'altra paisley, sempre con le 15-0 color argento, e poi proseguire per fare l'altro lato come abbiamo fatto prima. Quindi ci portiamo su. Possiamo anche fare insieme, tanto non sono tanti passaggi, se riesco a vedere bene quello che faccio. Non ce la posso fare, sì. Quindi entriamo nelle 15:0. Tutte e tre, ovviamente. Che io in un colpo solo non ce l'ho fatta. Poi entriamo nel cipollotto e nelle altre 15:0 successive, tutte e tre ovviamente anche qui, entriamo nel cipollotto e ci siamo appunto portati ad uscire da dove avevamo detto. Inseriamo nel lago 4 11:0 color argento. 3 e 1, 4. Ok. Ci inseriamo nel foro alto della paisley. Tirando bene. Ok. E adesso proseguiamo a fare lo stesso tipo di decorazione che avevamo fatto sull'altro lato, su questo. Per cui prendiamo un cipollotto 2x3 e ci infiliamo tra le due paisley pancia a pancia. Ho esagerato, ho infilato in tutte le paisley che c'erano, l'ago si è infilato, una volta che non lo deve fare lo fa. Ok? Tirando bene. Tra le due paisley schiena a schiena invece andiamo ad inserire sul lago due cipollotti 2x1,5, quindi l'altra misura più piccolina. Ok? E ci infiliamo nell'altra paisley. Dai, signor, filati. Ok. E voilà, ok? E adesso proseguiamo con la stessa alternanza per tutto il lato. E abbiamo terminato anche la decorazione sull'altro lato. Come vedete, entrambi i lati sono decorati. Adesso abbiamo ottenuto anche consistenza perché comunque abbiamo fermato le paisley in tutti e due i lati, basso e alto, per cui
abbiamo un po' più di consistenza. Stiamo uscendo quindi dal foro alto dell'ultima paisley, dobbiamo fare la stessa decorazione che abbiamo fatto di qua, per cui inseriamo sul lago 4150 del color argento o di quello che avrete scelto voi, perché poi mi piacerebbe vedere le vostre versioni, come io faccio le riproduzioni dei lavori delle altre ragazze. Mi piacerebbe che qualcuno rifacesse i miei. Quindi 4, ovviamente se piace, se non piace no. 4150 del colore argento e ci andiamo ad inserire nel cipollotto. Ok? E tiriamo bene. Durante tutta la lavorazione abbiamo tenuto ben tirato tutto il filo e quindi abbiamo la nostra rigidità. Adesso andiamo a fare la decorazione delle parti alte di ogni paisley. Ok? Per cui ci portiamo, facciamo tutto il giro, ci portiamo ad uscire da qua. Allora, entriamo quindi in queste 3.15.0 nel cipollotto, nelle altre 3.15.0 nel cipollotto, nelle 4.15.0 e usciamo da qui. Ok, abbiamo fatto tutto il giro e stiamo appunto uscendo dalla 15.0 del lato opposto da cui insomma abbiamo terminato la decorazione. Per cui adesso passiamo ad utilizzare le 15.0 dell'altro colore. Ne mettiamo 6 sul lago. Allora, 1, 2, scusate che mi avvicino, 3, 4, fatica a infilarle, il rosa sul rosa, 5 e 1, 6. Quindi 6, 15, 0 e uscendo appunto da questa 15, 0 argento ci andiamo a infilare nel cipollotto successivo. Solo nel cipollotto. Non fate come me che ho infilato tutto. Quindi tiriamo e andiamo a creare la decorazione sopra alla paisley. Poi usciamo dal cipollotto, andiamo a infilare sul lago altre 6 15.0 dello stesso colore, 2, 3, 4, 5 e 6, altre 6 e avvolgendo la pancia della paisley ci infiliamo nei due cipollotti da 2 per 1 e mezzo che ci sono tra le due paisley. E in questo modo andiamo a creare la decorazione anche qua. Ok? Facciamo così per tutto il lato. Allora, ho fatto tutta la fila decorando la parte alta. Adesso sono arrivata ad uscire dall'ultimo cipollotto, ho messo sul lago altre 6 15.0 dello stesso colore e per decorare l'ultima paisley vado ad inserirmi nelle 15.0 color argento che ci sono dopo. Mi raccomando, per tutta la lavorazione tenete ben tirato il filo. Poi mi inserisco, aspettate che me ne mancava una, ok, nel cipollotto, nelle 15 nel cipollotto, nelle 15 nel cipollotto, nelle 15 color argento e mi porto ad uscire da qua, ok? Quindi adesso stiamo uscendo appunto da qua, inseriamo sul lago altre 6 15 0 del color fucsia e poi entriamo in questo cipollotto. Quindi lo facciamo insieme, così lo rivediamo. Metti a fuoco. Dai, per piacere.
Allora, inseriamo intanto le perline. 1, 2, 3, 4, 5 e una 6. Ok, 6 15 0 del color fucsia e mi inserisco nel cipollotto che c'è tra le due paisley. In questo modo andiamo soltanto nel cipollotto, eh? Andiamo a creare la decorazione nella parte alta della paisley. Ok, adesso proseguiamo per tutte le paisley fino alla fine del bracciale. Ok, e abbiamo terminato anche la decorazione di tutte le paisley in questo lato. Siamo arrivati all'ultima, quindi inseriamo sempre le nostre 6 15 0 nel lago e ci infiliamo nelle paisley nelle 15 0 color argento che ci sono alla fine del bracciale. Tiriamo sempre bene e andiamo a coprire la nostra paisley. Adesso ci dobbiamo portare ad uscire da qua, perché prima di iniziare la decorazione con i fiori nella parte centrale, dobbiamo andare a creare il cappietto qua sopra per attaccare poi l'anellino e la chiusura. Lo creiamo adesso perché poi partiremo da qui per la decorazione a zigzag con i fiorellini e da questo lato non ci torneremo più, per cui è giusto che lo facciamo adesso. Per cui adesso ci portiamo ad uscire dalla 15.0 prima del cipollotto e poi facciamo insieme il cappietto. Eccoci qua. Allora, abbiamo fatto il passaggio in queste 15.0 nel cipollotto, nelle 3.15.0 prima del cipollotto e stiamo uscendo da qua. Adesso mettiamo sul lago 10 15.0 dello stesso colore. Ed entriamo nel cipollotto sull'altro lato, ovviamente. In questo modo andremo a creare un cappietto che andremo a rinforzare passando più volte all'interno, eccolo qui, senza inserire niente, per cui andiamo a rientrare in queste perline nel cipollotto per un paio di volte. Ok, una volta fatto il cappietto e passato un paio di volte per rinforzarlo, ci troviamo ad uscire da qua. Quindi, adesso dobbiamo iniziare a fare la decorazione a zigzag con i fiorellini. Ok? Per cui entriamo nelle nostre... Ahi, mi sono punta. 15.0 cipollotto, entriamo in quest'altro cipollotto e poi facciamo la decorazione a zigzag partendo da qua. Ok? Per cui adesso faccio il giro che vi ho detto, mi porto ad uscire da qui e poi ci rivediamo. Ok, adesso stiamo uscendo da questo cipollotto, quindi vedete da qui. Quindi adesso utilizzeremo le 15.0 argento, i fiorellini, i forget me not, questi, e una 15.0 del colore a contrasto per fermare il fiorellino. Adesso vi spiego come. Dunque, dobbiamo lavorare a zigzag, per cui stiamo uscendo da questo cipollotto. E con le perline che adesso vi dirò andremo ad infilarci in quest'altro nel verso opposto, ovvero in qua, così. Per cui inseriamo sul lago 3, aspettate che mi avvicino al vassoietto perché ho il filo corto, faccio questo primo passaggio, poi lo cambio perché non ce la faccio. Allora, 3, 11.0 del color argento, un fiorellino. In questo caso non ha importanza il lato perché questi sono bianchi, diversamente da quelli che avevo utilizzato nell'altro bracciale, che avevano un lato chiaro e un lato colorato.
E poi una perlina, sempre 15-0, ma del colore a contrasto. Adesso, ok, porto avanti il mio filo, le perline nel mio filo, rientro nel fiorellino saltando la 15-0. Spero, aspettate, ecco, guardate. Ho saltato la 15-0, sono entrata nel fiorellino tenendo ferma la perlina a fiore, perché praticamente io devo utilizzare la perlina rosa come pistillino che mi blocca il fiore. Così. Adesso prendo altre 3 15-0 color argento, una, due e una 3. Ok. E vado ad inserirmi nel cipollotto questo dal lato opposto. Aspettate. Ok. Quindi in questo modo. Così facendo, ecco qua. Blocco il mio fiorellino. Vedete? Tre perline per lato bloccano il fiorellino. Il fiorellino è fermo. Adesso dobbiamo fare lo stesso tipo di lavorazione. Adesso qui siamo andati da in alto a sinistra verso il basso a destra. Poi nella parte sotto invece dobbiamo fare basso sinistra, alto destra. Per cui entriamo in questo cipollotto, così, quindi a scendere. E facciamo questo tipo di lavorazione nell'altro verso. Per cui, vediamo se ce la faccio con questo filo che ho. Infiliamo 3 15-0 argento. Perché non riesco più a mettere a fuoco? Una forget me not. Una 15-0 rosa, ok, poi porto giù tutto, mi avvicino al lavoro, rientro soltanto nel fiorellino tenendo da parte la 15-0 rosa, quindi soltanto nel fiore, vedete? Tengo ferma la perlina a fiore, non infiliarti nell'altra, per favore. Ok, mi porto giù. Se vi si sposta, tenete bloccato un attimo la perlina rosa e tirate in modo da fermare tutto. Poi altre 3 15-0 color argento, una, due, tre. Dai, per favore. Ok, e mi vado ad infilare nel cipollotto sopra nel senso opposto, quindi proprio a zigzag, come facessi tutte delle Z. Ed ecco fatto, vedete? Il primo andava in un verso, il secondo va nell'altro. Adesso ci dobbiamo portare giù. Per fare la stessa cosa, da qui dobbiamo andare in questa direzione. Adesso io scendo, cambio il filo e poi ci ritroviamo. Se volete ne facciamo un altro paio insieme, perché magari non so se sono stata sufficientemente chiara o se l'ho fatti vedere bene. Quindi adesso io scendo, mi chiudo questo filo perché ormai è corto e vi dico che dopo il primo metro dell'inizio. Questo è già il secondo cambio che faccio, per cui ce ne vogliono un 3 metri di filo per questo lavoro. Ok, proseguiamo. Ho cambiato il filo e quindi adesso vi posso far vedere un'altra volta il passaggio. Allora, abbiamo fatto un primo inserimento in questa direzione, il secondo nella direzione opposta. Adesso dobbiamo ripetere come se fosse il primo, per cui stiamo uscendo da questo cipollotto.
il filo è in questo lato, andiamo ad inserire 3, aspettate che le tiro sul tappetino che faccio meglio a vederle, perché così le inseriamo bene. Allora, 1, 2, 3, 15, 0 color argento, una perlina fiore forget me not e una 15, 0 rosa. Quindi questa è la sequenza. Ok, andiamo a portare giù tutte le perline vicine al lavoro, poi inseriamo l'ago soltanto nel fiorellino saltando la 15-0 colorata in questo modo. Adesso vi faccio vedere bene. Ok, quindi abbiamo, ecco, vedete, si è proprio bloccato, il pistillino va a bloccare il fiore. Inseriamo altre 3 15-0 sempre argento e ci andremo ad infilare nel cipollotto, dai, metti a fuoco, eccolo qua, nel cipollotto sotto nella direzione opposta. Ok, e voilà, e anche questo fiorellino qua è andato. Adesso scendiamo nel cipollotto sotto e dobbiamo fare la lavorazione in questo senso, quindi così, per cui facciamo un coro insieme, perché ho paura che non sia ben visibile e chiaro il passaggio. Comunque, se vi manca, se avete il dubbio, se non capite, se l'Elisa non è stata chiara, lo dite, che non c'è problema. Allora, mi scrivete sotto, io vi spiego, vi rispiego il passaggio. Quindi, 3, 15-0, una forget me not e una 15-0 rosa. Porto tutto sotto, vicino al lavoro. Mi inserisco tenendo fermo il fiorellino, soltanto nel fiorellino saltando la 15-0 rosa. Così. Ecco, vedete, adesso mi è scappato, per cui facciamo che ci portiamo giù un fiore, tenendolo fermo, tiriamo il filo. È scappato di nuovo. Ok, così, altre 3 15-0 color argento, 1, 2, 3, è un po' lunghettino sto lavoro, poi ne va via di materiale, ne serve, sì, e ci inseriamo in questo cipollotto scendendo. Potete, in realtà qua basta che la lavorazione venga fatta zig zag, che si salga e si scenda, che si scenda sempre da un lato e poi si vada lateralmente, non c'è una regola, ecco, basta che appunto la lavorazione sia fatta zig zag, o se poi voi la preferite fatta tutta verso un lato, la facciamo anche tutta verso, la fate anche tutta verso un lato, nel senso, li volete tutti come il primo, li fate tutti così, li volete tutti come il secondo, li fate tutti così, a vostro gusto. Non vi piacciono i fiori, finite la lavorazione con la decorazione delle pance delle paisley, è liberissimo. Ok, ai, mi sono punta, ed ecco qua che il fiorellino è fermato anche in questo caso, e proseguiamo così per tutto il bracciale, ed ecco qua tutta la fila di fiorellini inserita. Siamo arrivati fino in fondo, qua avevamo lasciato il primo buco, diciamo, senza il fiorellino, lo stesso facciamo qua in fondo. Adesso stiamo uscendo
da questo cipollotto. Voi uscirete o da questo lato o dall'altro, dipende da come avete impostato il vostro zigzag. Saliamo nel cipollotto sopra. Dobbiamo andare a fare il cappietto qua. Per cui entriamo nel cipollotto. Tiriamo bene così si sistema anche l'ultimo fiorellino. Entriamo. Guardate che guardo se sono. Scusate che non vedo. Sì, sono entrata anche nelle 15.0, sto entrando nell'ultima. Ok, adesso andiamo a mettere sul lago, come abbiamo fatto dall'altra parte, 10-15.0 del color fucsia. Allora, aspettate che mi porto le perline vicino, così riesco a inserirle. Allora, stacco un attimo che sennò ci mettiamo un secolo. Ok, abbiamo inserito 10 15.0 del color fucsia. Inseriamo l'ago nel cipollotto dall'altro lato, di qua. Ok, in questo modo. E andiamo a creare il nostro cappietto che rinforzeremo facendo 2-3 passaggi. Dopodiché, dopo aver fatto questi passaggi di rinforzo, facciamo un paio di nodini per chiudere il lavoro, perché abbiamo terminato. Nascondiamo il filo e poi andremo a montare la chiusura. E abbiamo finito il bracciale. Abbiamo i cappietti da entrambi i lati, quindi adesso possiamo andare a montare con due anellini la nostra chiusura T-bar. Allora, prendiamo le nostre pinzette. Andiamo ad aprire gli anellini, molto semplicemente, ci inseriamo una parte della T-bar, il nostro cappietto e chiudiamo l'anellino. Dall'altra parte facciamo esattamente uguale. Dov'è l'apertura? Qua, ci ho proprio messo su la pinza. Prendiamo la nostra chiusura, il nostro cappietto. Lo inseriamo così e richiudiamo. Il nostro anellino è sistemato, la chiusura è montata, ci abbiamo messo un secondo, aspettate che tolgo le pinze così, ok, ed ecco qua, il nostro bracciale è finito, è stato un po' lungo, è stato, diciamo, abbiamo utilizzato un bel po' di materiale, un bel po' di filo, però direi che è venuto bene, è proprio bello, sono belle entrambe le versioni. Lascio a voi decidere quale è più bella. Spero che il tutorial sia stato chiaro, vi sia piaciuto. Se ci sono stati dei punti oscuri, scrivetemi, ve li spiego tranquillamente. Se vi è piaciuto, mettete un pollice in su, commentate, iscrivetevi al canale e ci vediamo con un prossimo tutorial. Ciao!